Siete pronti? Questa è una minestra speciale. È una minestra tipicamente romana. Minestra, broccoli, arzilla. L'arzilla che cos'è? È la razza. Per tutta Italia, razza. Per Roma, arzilla. Eccole qua. Io ho soltanto le ali. Queste mi interessano. Fresche, freschissime, locali. Perché vedete quanto sono piccole. Non sono quelle cose enormi che sembrano delle mante giganti. Vi dico gli ingredienti. Arzilla, fresca, freschissima, perché se no puzza di acido fenico, è una cosa schifosissima. Poi abbiamo broccolo romanesco, e che broccoletti, questi sono broccoletti, piccoli piccoli, belli, freschissimi, guardate il taglio. Acciughe, spaghetti, pomodoro, datterino pelato del mio amico, passato di datterino pelato del mio amico Petti. Poi abbiamo sedano, peperoncino, due gambetti di prezzemolo, cipolla, aglio, carota. E il pecorino, poi c'è il pecorino, mi dispiace, fate le battute che volete, non mi interessa niente. Andiamo avanti, subito, velocemente, prendo, guardate, bella bavosa ancora, sanguinolenta, gli do una sciacquatina, mettiamo qui dentro, poi sedano, due coste, una carotina e una cipollina. Adesso la facciamo cuocere, così avremo anche il brodo di pesce ricavato dall'arzilla. Mi raccomando, partite sempre d'acqua fredda quando fate un brodo, così avete, estraete meglio il gusto del pesce o della verdura o della carne che state cuocendo, ok? Nel frattempo pensiamo ai broccoli, che è la cosa più lunga. Tolgo la parte questa qui, le foglioline più piccole si possono anche tenere. Ecco, le più tenere. I pezzi devono essere grossi in modo similare. Così anche la cottura sarà più facile, più omogenea, no? Due foglioline le mettiamo. Ecco qua. Poi, aglio. Allora, guardate che aglio che ho. Piccolo, piccolo, piccolo. Questo è l'aglio di Sulmona. Noi abbiamo tantissimi piccoli produttori che in qualche modo li dobbiamo aiutare. In che modo li aiutiamo? Compriamo sta roba nostra, la roba italiana nostra, piccoli prodotti, buoni, eccezionali. Questi così, così non gli passa la voglia di coltivarli. Allora vado a fare un soffrittino con l'aglio di Sulmona, l'olio dei miei amici fratelli Ligari, i gambi di prezzemolo, pezzetto di peperoncino, eccolo qua, non troppo, che forse sa mangia pure Mario. Mi raccomando, quando aia, mi sono bruciato con l'aglio. Quando fate il soffritto, attenzione, non bruciamo quello che stiamo soffriggendo. Va rosolato, va dorato, soprattutto l'aglio, perché sennò il gusto è forte, non è più quello piacevole e buono. Appena è dorato l'aglio, il soffritto è a posto. Sposto e metto l'acciuga fuori dal fuoco, così si scioglie bene a contatto con l'olio e non frigge. Aggiungo un altro pochino di olio perché mi sembra troppo poco, sono stato troppo tirchio. Metto i broccoli. Così adesso i broccoli prenderanno tutto il sapore dell'acciuga, dell'olio che è stato a contatto con il prezzemolo, l'aglio, il peperoncino. Poi io l'ho sempre mangiata rosata, non rossa, rosata. Aiuto, si apre. È chiusa bene perché bravo Petti. Vado, metto un po' di passata di datterini appena appena, perfetto, tieni, che bontà, dolce, è un dolce, è il succo di pomodoro, il succo di frutta. E adesso però senza liquido questi non si cucinano. Allora che faccio? Comincio a prendere il brodo dell'arzilla piano piano, un po' di acqua alla volta, non li devo proprio coprire, si devono cuocere però insaporire con quest'acqua, capito? Non si devono lessare, vai. Attenzione, il brodo va sempre schiumato. Leviamo tutta l'impurità che viene a galla, così. Così è bello, pulito, trasparente, ok? Controlliamo se l'arzilla è pronta. Quando è pronta? Quando è cotta? Normalmente si fa così. Si vede se la ciccia si stacca dalla cartilagine. È pronta. Quindi levo tutta la polpa, perché a me mi servirà solamente la polpa e il brodo. Stacco la ciccia dalla cartilagine, questa è la cartilagine, non ha spine, e così abbiamo la polpa per la nostra minestra. Il broccolo si sta cuocendo perché si rompe, più morbido, e allo stesso tempo si sta insaporendo. Vado col brodo dell'arzilla, adesso vado a coprire perché si è insaporito abbastanza il broccolo. Incomincio a mettere
la polpa. Guardate che roba, bellissima, freschissima. Guardate, bravissimi, questo banco che sta al Trionfale, il banco Damiani, è il, faccio pure pubblicità, e mi sembra che sia il box numero 13. Buonissimo, pesce locale stupendo. Adesso un po' di sale. Qua ci fa lo spaghetto, non vi metta niente, spezzato. Quindi la rimanenza della pasta che avete a casa, dei spaghetti, la prendete e lo usate per questo. Allora, per tutti quelli che mi seguono, che non trovano l'arzilla, allora, la ricetta classica è questa, però nulla toglie, da usare un bel merluzzo, anche fresco, per fare la stessa cosa. Mi raccomando, non vi fermate, la cucina è libertà di espressione, fate come vi pare, io vi do lo spunto, poi voi andate. E adesso aspettiamo la cottura della pasta. Allora, guardate, si è bella addensata, lo stesso tempo ho evaporato un po' di liquido, a me piace di questa consistenza, bella, come diciamo noi a casa, mamma dice, fitta, bella asciutta, tirata. Chi vuole un po' più brodosa, aggiunge un pochino più di brodo. Guardate che spettacolo, guardate che meraviglia. Pecorino, qua ci va, ci sarà quello che dice il pesce, col pesce il formaggio non va, ma che stai facendo? Provate, provate poco. Un filo d'olio, quello buono ci vuole sempre. Ah! La bontà, ragazzi, che bontà, che piatti che hanno inventato i nostri antenati, stupendo. Allora, economica, l'arzilla oggi 14 euro al chilo, quindi si può fare. Broccoli giusti, romaneschi, quindi buoni, sono roba buona e vengono piatti buonissimi. Buon appetito, provateci, buonissima.